Oltre al sindaco Adamo Coppola, anche il primo cittadino del comune di Montecorice, Pierpaolo Piccirilli, si è espresso in merito alla problematica del piano di zona. Secondo il sindaco Piccirilli, ci sono delle difficoltà e occorre dare una scossa alla situazione. Sosteniamo e votiamo questa proposta che parte dai comuni di Agropoli e Castellabate, i quali hanno proposto innanzitutto di fare uno studio preliminare su questa possibilità incaricando dei tecnici esperti competenti. Quindi propongo uno studio per vedere, anche perché è oggettivamente palpabile anche nella seduta di oggi, delle difficoltà del tra virgolette non bel clima che nutre il nostro piano di zona. C'è una oggettiva difficoltà a finanziare tutte le spese per una serie di motivi ben determinati ed elencati dal Presidente e il Sindaco di Valle della Lucania. Io avevo fatto anche una prova, è stato tagliato, visto e con molto dispiacere avevo riproposto di inserire l'assistenza domiciliare agli anziani, che è stata purtroppo tolta, diciamo, dal bilancio. Non c'è nessuna spesa e gli anziani, i disabili, non possono avere quell'assistenza che avevano prima. Avevo anche proposto di diminuire i fondi che hanno messo sulla teleassistenza e sul centro antiviolenza, una somma enorme di 97.000 euro. E per metterla qualcosa, anche 20-30 mila euro sugli anziani. Purtroppo non è stata accolta questa proposta. Applauso al comune capofila che anticipa anche quote di comuni che pagano, non è che non pagano, pagano in ritardo, ma pagano in ritardo perché evidentemente sia la regione sia altri enti, diciamo anche i vicini territorialmente, non pagano i mutui, insomma tutta una serie diciamo di problemi a catena che coinvolgono i comuni e ente diciamo piano sociale. Comune di Vallo anticipa questi fondi e diciamo è un grande onere che si sta assumendo. Detto questo, non è che uno non paga in tempo, non ha voce in capitolo, paga in futuro, però io diciamo le osservazioni sono state fatte e credo che bisogna un po' voltare pagina, qualche scossa bisogna dare. Questa proposta va in questo senso, cioè di tentare, verificare uno studio attraverso il quale probabilmente, ovviamente sempre da persone competenti, e questo l'ho detto, di rivolgersi a persone che hanno esperienza in questo campo, di far fare una consulenza specifica su questo altro tipo di gestione, come lei ha anticipato, diciamo diversa dal piano sociale di zona come è adesso strutturato. La sensazione è che ci sono delle posizioni precostituite e ci si pone un obiettivo e poi, senza che gli altri capiscano, si fa tutto per arrivare a questo obiettivo. Io non so, diciamo, perché poi dietro a questi bilanci ci sono dei posti di lavoro, ci sono delle diciamo, situazioni preordinate e diciamo, assestate, quindi diciamo, io non posso sapere le dinamiche appunto che un presidente o l'assemblea o il coordinatore ha in mente gli obiettivi reali. Vallo, diciamo, il capofila, non è che sto operando male, per carità, però ci sono delle difficoltà. E mi sento di aderire a questa proposta, diciamo, di dare una scossa a questa situazione.